Per gli amanti dei cani, la città di Fano accoglie da oggi venerdì 16 fino a domenica 18 giugno il Marche Winner Show, l'evento dedicato agli amici a quattro zampe in programma al Codma di Rosciano. Ben 170 razze di cani presenti per un totale di circa 2000 esemplari e circa 500 allevatori che verranno premiati da una giuria proveniente da tutto il mondo. Tre giorni di manifestazione, così chiamata comunemente esposizione cinofila canina. Altro non è che una verifica morfologica di quello che i nostri allevatori italiani e internazionali fanno nel loro mestiere. Un gruppo di esperti giudici giudicherà qual è il lavoro che loro hanno fatto e gli assegneranno delle qualifiche. In tutti e tre i giorni le procedure saranno queste, perché questo fa parte del lavoro di ogni allevatore, andare in queste manifestazioni a verificare che cosa hanno fatto, che cosa hanno prodotto. Ci sono tantissime razze da poter vedere e invito tutta la città di Fano e anche le altre città, gli altri paesi vicini, limitrofi, chiamiamoli come vogliamo, a intervenire, venire a visitare questa manifestazione. Quali sono le razze presenti e come si suddividono le giornate? Questa manifestazione quest'anno ha tre esposizioni, Fabriano, Pesaro e Ancona. Le razze più rappresentative, come al solito, sono Labrador, Golden, Lagotti. Queste tre razze hanno anche un raduno il sabato pomeriggio. Domani sabato avremo la nazionale di Pesaro, con inizio alle 9.30 e con ring d'onore alle ore 14. E nel pomeriggio alle ore 14.45-15 avranno inizio i raduni di razza Golden Retriever, Labrador Retriever e Lagotto Romagnolo. Domenica invece, con gli stessi orari del sabato, inizieremo alle 9.30 i giudizi e alle 14.30 avrà inizio il ring d'onore. La manifestazione di livello internazionale organizzata dall'Ente Nazionale Cinofila Italiana è ad ingresso gratuito. Codma di Fano torna a vivere l'esposizione cinofila internazionale con oltre 200 razze in esposizione, quindi la possibilità per chi vorrà di andare a vedere il meglio delle razze canine nazionali ed internazionali, e con tante persone che per questo arriveranno nella città di Fano appunto per questa esposizione. Quindi un'altra occasione per la città, per essere attrattiva, per mostrarsi, per fare turismo ed economia.